Questo è il prototipo del mouse per cani. Si mette il mouse così e questi faranno la funzione di due pulsantoni per le zampe del cane. Ora dobbiamo riprogrammare questo mouse qua, un mouse normale. Adesso vi farò vedere passo per passo come si fa. Sostanzialmente dobbiamo sostituire la rotella come se fossero questi due tasti, cioè schiacciando questo tasto la rotella va in giù, schiacciando questo la rotella va in su e questi poi vanno riprogrammati. Per prima cosa, attenzione, potrebbe danneggiare il vostro computer, non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone. Dobbiamo installare X-Mouse Button Control. Dobbiamo andarlo a cercare su Google. Sul sito c'è settato un access key H che fa una connessione video automatica a Skype. Sull'altro bottone vorremmo un aggiornamento della pagina. Qui ci sono delle istruzioni su come settare gli access key sui vari browser. Se ci troviamo su Firefox sarà Alt Shift e H, in questo caso è F5 per aggiornare. Quindi diventerà su X Button Mouse Simulate Keys Pressed Alt Shift H fra parentesi graffe e F5 fra parentesi graffe. La rotella del mouse dovrà essere settata a sua volta. La Wheel Up sarà Left Click, Wheel Down sarà Right Click del mouse. Quindi avremo scaricato il nostro X Mouse Button Control. Apriamo il nostro X Mouse Button Control. Sul primo tasto c'è Left Button, dove dovremo avere Alt Shift H. Quindi andremo qui, clicchiamo e possiamo scrivere Alt Shift H, la stringa qua, con le parentesi grasse. Facciamo OK, modifichiamo l'F5. Simulate key pressed con Ctrl F5, ma F5. Ok. Wheel up dovremmo avere il left click, wheel down il right click, il destro e il sinistro. Schiacciamo applica e adesso il nostro mouse è cambiato. Per chiudere questa finestra dobbiamo usare la rotellina in giù. Ora vogliamo un attimo terminare X Button Control, quindi facciamo la combinazione Ctrl Alt Canc, andiamo su gestione attività, andiamo con le frecce a cercare il nostro programmino, con la rotella andiamo a selezionarla e con la rotella giù termina attività. Adesso il nostro mouse è normale. Prima di chiudere questa finestra andiamo su avvio e togliamo X Mouse Button Control dall'avvio. Lo disabilitiamo in modo che quando accendiamo il computer non venga modificato il mouse. Non ci rimane che da dare a Skype la possibilità di ricevere le chiamate dagli sconosciuti. Andiamo in impostazioni video e mettiamo chiunque. Sulla privacy chiunque, chiunque, chiunque. Qui in configura le chiamate, consentiamo a chiunque di chiamarmi, poi facciamo mostra le opzioni avanzate. Mettiamo rispondi automaticamente alla chiamata in arrivo, avvia il video automaticamente. Allora abbiamo riprogrammato il mouse e quindi adesso con un bottone avremo un refresh della pagina e con l'altro avremo una connessione automatica. Andiamo su Dog Easy, ci spostiamo nella sezione Skype, avremo un'immagine del cane con una connessione, quindi con un bottone andiamo a aggiornare l'immagine, cambiare il cane. Con l'altro facciamo partire una connessione Skype automatica. Questo è il concetto del mouse per cane.